Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare il Gran Premio di Silverstone. Allora, io vabbè, in realtà ci eravamo lasciati sulle prove, ma come sapete, siccome non le faccio, io sono andato avanti e siamo già nella sessione di qualifiche. Allora, eccoci qua. Primiamo il quadrato, ascoltiamo gli Ciao, il obiettivi, team quali ti ha sono. comunicato le proprie aspettative per le prossime qualifiche. 16esimo, ora si ancora si va più sul complicato perché se non sbaglio una gara precedente era il 17esimo. E poi solite due, ovvero qualifica davanti, qualificati davanti a Bottas, stavo per dire davanti ti. E poi bisogna sconfiggere tra virgolette Verlaine. Ok, eccoci qua. Punti risorse come sempre non sono tali da poter permettermi di fare quel miglioramento, se non sbaglio, il miglioramento sul peso telaio. E niente, tutto questo, andiamo alle qualifiche. Benvenuti alle qualifiche di Silverstone Benvenuti. per il Gran Premio di Gran Bretagna. Allora, come sempre, il tempo in Inghilterra, anzi in questo caso a Silverstone, è una merda, non c'è mai il sole quasi. Guardiamo un po' l'assetto, perché non so se lasciare il 3 o mettere il 4, ma io direi di lasciare il 3. Per quanto riguarda le gomme, c'è la morbida e la media. Va bene, via. E allora scendiamo, anzi scendiamo. Prima controlliamo come se la cavano gli altri. 16esimo 1,38. La media sarebbe fa 1,38 e 2 e 3 massimo. La meglio, per essere sicuri. Via, andiamo alla pista, sì, ok. Vai. Via, iniziamo questo giro veloce, speriamo bene. Tempo da dimenticare, perché ho sbagliato parecchie cose. Provo a fare un altro giro. Occhio qua, bisogna stare attenti che prima ho sbagliato. Mi hanno fatto perdere non poco tempo. Vediamo se adesso faremo un tempo migliore. Sicuramente, vabbè, voi non l'avete visto, ma questa volta l'ho presa rispetto a prima meglio, ve lo ricordo lì. Buono, nono. Sicuramente non male. Ci accontentiamo alla grande, perché anche se dovesse cambiare qualcosa per via degli altri, sicuramente non si arriva a sedicesimi, o perlomeno a diciassettesimi, che sedicesimi sarebbe il minimo. Guardiamo un po'. Andiamo avanti. Finito. Mentre ci riprendiamo dalle emozioni Dash. delle quali. Di lusso. Bene, 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 bene. Sì, decisamente. Pari con Bottas. Boh, rivalità pareggiata. Penso che c'era pochissima probabilità di arrivare al pareggio alla fine. L'abbiamo fatta. Noi ci siamo riusciti. Allora, eccoci qua. Ascoltiamo la segreteria. Ciao, volevo farti sapere Sentiamo cosa cosa ci bisogna aspetta fare in in seguito a gara. questa Cosa gara. dovremmo Buona fare in fortuna. gara. 14esimi e si va ancora più su difficile. Verrà sconfitto. Obiettivo campione. Ah, non c'è più Bottas. Ok. Via. Allora, punti risorse sono sempre poi. Quanti ce ne vogliono, come ricordo? 700 per il peso telaio. Quindi forse a fine gara, se va bene, ce l'avremo forse. Però no. Comunque, detto questo, iniziamo. Il dolore della separazione non è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo. E che gioia tornare ancora una volta a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. La coda all'ingresso stamattina era lunga Oh, chilometri c'è il e arrivava sole, fino alla incredibile. 43 per farvi Bene, sì, capire quanto è meglio. l'entusiasmo per la Dei Formula 1 giovani in questo preferisco alla paese. grande là e sì, là con il A sole cavallo che tra l'acqua, come dire Northamptonshire e l'opposto. siamo quasi alla partenza ed ecco. Allora, strategia, guardiamo un po'. Morbide e medie. Voglio modifica nostra. Voglio andare quinto giro piuttosto. Perché tanto le medie dovrebbero durare parecchio, quindi secondo me si può mettere anche 5 giri. Vai. Indietro. Via, iniziamo. Mettiamo giù la frizione, vediamo un po' la partenza come sarà. Buono, non male. Via, la massa, ho impiegato massa. Vai, boom. Bordalo con la rotta. Maremma cane.
Vabbè, però siamo certi. Bonus, sorpagliato massa in un modo abbastanza brutto, però beh, è stato efficace. Strano che un mai andato alla penalità. Siccome guardavo le condizioni della macchina, se non è meglio and the box ora. Sì sì. Così mi sistemano l'ala, mi cambia le gomme che incredibilmente sono stramega usurate per aver fatto solamente 4 giri e calcolando che sono le morbide, che sono tipo le super morbide o ultra morbide addirittura. Comunque, sono in boh. Secondo me è meglio nella box. Tra l'altro credo che questa qua sia una gara parecchio noiosa dove non ci saranno, diciamo, da parte mia per quanto mi riguarda, grossi sorpassi, diciamo, che possano portarmi a eventuali posizioni alte. Credo che sarà una gara che terminerò più o meno a metà, diciamo a metà classifica. Allora, per ora siamo 15esimi, l'obiettivo almeno è il 14esimo posto, vediamo un po' se ce la faremo. Per cui sì, Luciano non sembra esserci. Allora, credevo che... no, Vettel fuori dalla gara, quindi siamo 14esimi così. Comunque, credevo che tutti erano rientrati box. Invece a quanto pare mi sbagliavo, meglio sì per noi e momentaneamente siamo... Vai, 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 si supera anche Lucian. Vai, dovrebbe essere andato, sì. Buono, no, vediamo se si riesce per una risalita magari a fare qualche punto. Allora, siamo vicini a Button, guardiamo se riusciamo a superarlo. Una cosa che comunque mi ha detto la radio è che regola Button c'ha le gomme medie e stando a quanto mi si sono usurate prima, magari sono usurate di più per via parte di frenate di rischio bla bla bla, però però di solito le gomme medie, cioè se uno ha le gomme medie manca la bellezza di 5 giri, 4 giri e mezzo, ora avrà 4. Io non so se ce la può fare a battere sopra la gara. Ora vaffanculo, ho sbagliato la curva prima e mi si era allontanato uno sbocco, però io spero che possa rientrare box. Vai, penalità, ma per cosa? Ma dove ho tagliato? Ma dai, dai, pressioni sono tantissime e arriverò quanto? Decimo, più o meno. Vedo Verstappen ha superato Grosjean, probabilmente supererà anche me. Quanto pare a Button le gomme non li si usurano. Comunque per me sono settimo ora. Oh, è andato per una box e non l'ho visto. Boh. Comunque a Button sembrerebbe che le gomme non li si usurano, perlomeno non li si usurano fino a tal punto da farle rientrare in box, ci metto a lui. Sì, vai, allora dammi un'altra penalità. Proviamo a mettere la grassa, magari boh, forse da qualcosa. Comunque anche le stelle si stanno girando, magari boh, manca due giri per non farci, però superato Button. Bene Verstappen! Come ci godo di... Boh, però pensate se non ci avessi avuto la penalità di pressione. Che bellezza poteva essere, se la sesta. Invece. Devo provare a allungare. Provare a allungare qualcosa e cercare di sembrare impossibile. Non t'azzardare, eh! Non t'azzardare nemmeno a darmi la penalità, vaffanculo, de! Che curve di merda ho fatto, de! Per la paura appunto di tagliare, cosa che a quanto pare ho fatto, l'ho presa malissimo, non ho allungato niente. Dai, boh, sono 2-9. Dai, ce la posso fare, va, 3,
Dai, dai, dai. No! Non ci credo. Mi si è forata la gomma. Non ci voglio rede. No, ma non è vero, sono entrato in box. Ma dai. Ma guarda lì che roba. Dai. Io non è mio erpa mia, se non arrivo nemmeno in 14esimo. Io stavo anche andando troppo veloce, ma renditene conto. Ma non ci voglio redi. Via, in culo, sono tutte lì. Poi c'ho questi cazzo di secondi di penalità, maledetta la miseria, vaffanculo. Da lì, 13, 14. Anche per lane, dai, all'ultimo giro, ma renditene conto. Via. Ormai la finisco per correttezza. Però mi girano coglioni. Ora io non so come funziona il gioco per quanto riguarda quando ci sono questi OCB, foratura, che lì non, io non ci combino niente. Nel senso, non è colpa mia. Se ora arrivo forse 18esimo, sì, quando c'ho preso di qualità. Boh, speriamo che questa OCB non possa, cioè, mi permette di non influire per quanto riguarda, diciamo, le aspettative, ecco, sì, dove vado. Gara da dimenticare, anche se non è colpa mia stavolta. Che palle, ci mancava la foratura. Cazzo, poteva arrivare a sesto, ragazzi, sesto. Perché ce la facevano un giro arrivare a 3 secondi, a regola. Cioè, quindi 3 secondi di distacco da battere. Anche se c'avevo quella penalità lì, che se ne frega, sesto o al massimo settimo ci arrivavo, invece si fuori, hanno detto le aia, vaffanculo. Ma non è colpa mia, non è colpa mia del risultato deludente, dai, vaffanculo. Grumble, ecco. Vai, i piloti che escono a prendere i trofei. E ora diamo Grumble un'occhiata alla classifica piloti. Qua Nico Rosberg che è arrivato addirittura dopo Verlaine tutto, quindi proprio è stata dal punto di vista dell'obiettivo un fallimento questa gara lì. Affandomodi, potevo sicuramente fare qualche punto in più. E chissà se forse facevo i punti necessari, punti di risorse necessari a poter permettermi di ripotenziare il peso telaio. Aiaide, affanculo, via, andiamo avanti, prossimo weekend. Eccoci qua alle qualifiche, ascoltiamo la segreteria telefonica. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Allora, qualifica del 18esimo, vabbè, solite osi. Gran Premio d'Ungheria, Hungaroring. Via, vai a qualifiche brevi. A meno che aspettate... No, ancora no, vai a qualifiche brevi, vai. Il livello di entusiasmo sta salendo qui all'Hungaroring per queste qualifiche. Sta per scattare il via. Alcune vetture potrebbero scendere in pista a momenti. Allora, io guardando un po', diciamo, la mappa del circuito, direi di mettere come assetto il 4, perché mi sembra che comunque ci siano pezzi in cui magari c'è bisogno di andare un po' più veloce, o perlomeno, diciamo, che puoi allungare. Poi, ok per le gomme, infosessione. Come sempre andiamo un po' in avanti il tempo. Andiamo un po'. Aspettiamo la fine del lotto, vai. Ok. Quindi 1.27 ha fatto. Bisogna stare sotto l'1.27. Ok. Vai. Scendiamo in pista. Sì, ok, vai. Via, iniziamo il nostro giro. Per ora mi sembra di andare discretamente bene. Parte ora la curva che è un po' no... sviltato. Vediamo un po' come ci si qualifica, eh? E alla grande, boia, 1.25 si è fatto e mezzo, via, fa vedere. Raga, bisognava stare sotto 1.27, no, ce l'abbiamo fatta alla grande. Guardiamo per correttezza, tempi, se non si è fatto. Allora, 18esimo 1.26.996, vabbè, 1.27, via. Noi siamo lì, dai, si è fatta la grande, ma le vada to'.
arriverà forse di Hashimi, no nemmeno, si rimane lì. Ma è rimasto lì, settimo. Alla grande, eh. Alla Bottas, boia, peccato di non ci ho fatto caso. Bottas sesto lì, davanti a noi. No, magari potevo fare un altro giro. Verlai invece, vabbè, Verlai è il penultimo. È tornato il Verlai che conosciamo. No, vabbè, per dire, eh. Tutto rispetto. Ascoltiamo la segreteria. Per quanto riguarda... Ciao, sono Emma. Gli obiettivi di gara. Cosa si aspetta il team da te? 14° posto, posizionati più in alto di Valtteri Bottas nella classifica e per la sconfitto, ok. Ora fatemi vedere una cosina qua al computer, se magari con i punti risorse prese per via delle qualifiche possiamo migliorare il telaio, il peso telaio, yes, ok, vai. Ok, siamo tornati il penultimo team, come livello di, diciamo, di migliorie, non lo volete chiamare, comunque, di potenza. Salita la Renault, sarà McLaren. Via, andiamo alla gara. Ne abbiamo visti di gran premi entusiasmanti nel corso degli anni qui, vero? Ciò che è successo nel 2015 ne è un esempio recente. La prima vittoria di Jenson Button sul bagnato nel 2006 o la delusione di Damon Hill nel 97 su Arrows dopo che un guasto al cambio nelle ultime fasi della gara gli costò quella che sarebbe potuta essere l'unica vittoria in assoluto del suo team. Che posto fantastico per gareggiare oggi. E ora analizziamo la linea di partenza. Il Blurican... Allora, la qualifica l'abbiamo fatta in maniera decisamente buona. Quindi forse anche la gara, se non commettiamo errori stupidi, potremmo farla in maniera uguale. Allora, per quanto riguarda la strategia, ok, un giro, sì, un giro, un pit stop che avviene al sesto, metterei al settimo giro. Vai. Vai così, via. Abbassiamo la frizione e guardiamo di partire bene, dai che si inizia. Partenza non perfetta però per male. Dai, la vela di Raikkonen, devo dire. Dai, mi tocca allargarmi, per non farmi toccare da quell'altro. Dai, che palle sono nono, di. Vai, to, recuperato. Settimo un'altra volta. Vai, con un sorpasso inguardabile, tra l'altro ho anche tagliato uno sbotto. Sono quinto. E c'ho il mio amico Bottas dietro. Vai, tro, giro più veloce. Mamma mia, cosa cazzo fa? No, no, no! Meno male, sono tutte ferme lì. Va bene, chi se ne frega. Sono tutte lì, sono. C'è Bottas e terza davanti. Torno alla posizione corretta. Ma che casino ho fatto, mio. Maledettamente. Vai, buono, si riparte. Beh, andiamo subito a casa Bottas, vai. Dai che siamo terzi. Dai che siamo sul podio. Gara più scorretta di Vesta, per ora non ancora fatte, però, nel senso. Cazzo fai? Dai! Bottas! Ma che cazzo fai? Dai, di! Che cazzo fai, Bottas? Boh, si stava andando anche bene, ora voglio vedere, ma perché? Oh, stavolta non ho fatto niente, eh! No, non è vero, non mi dite che ho sbagliato io, eh! Non dite che ho sbagliato io! Dai, ma vaffanculo, di! Boh, sto facendo anche una discreta gara! Affanculo, te. Boia, che palla, ero terzo, te.
Grazie, vabbè. Quanto vediamo è il momento del... E ora vediamo come questi risultati si riflettono. Bottas è vinto, fra l'altro. Lui non si è fatto nulla. In cima la classifica si riduce dopo una gara difficile per il primo classificato. Che palle. Luca Filippi. Secondo... Andiamo al prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Non potete capire come mi girano le scatole, però. Ho una cosa che potrebbe interessarvi. Via, è arrivato il potenziamento, insomma, la miglioria. Ora sono sull'auto e i dati sembrano promettenti. Dai un'occhiata ai dettagli. Boh, nemmeno visto. No, come mi girano le scatole, che palle. Poteva arrivare a terza, almeno. Perlomeno, insomma, più o meno le zona punti, invece. Tac. Ok ragazzi, ora siamo il quarto ultimo team più scarso. No, siamo il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ottavo team, diciamo, nella classifica. L'unica buona è quella. Però che palle. Adesso possiamo arrivare alle conclusioni. Sì, ho voluto... sono voluto andare avanti fino alle qualifiche per poi appunto arrivare a conclusione. Allora, per quanto riguarda questo video, è stato abbastanza deludente rispetto a quello prima, in cui veramente abbiamo esagerato. Insomma, vabbè, detto questo, niente, la posizione attuale è questa. Siamo, siamo settimi in classifica piloti, quindi tutto sommato può andare bene. E niente, arriviamo alle conclusioni. Allora, come avete visto, prossimo Gran Premio, insomma il prossimo video si inizia subito qua ad Hockenheim. E ora dal prossimo video si guarderà un po' cosa, quali saranno gli obiettivi per quanto riguarda le qualifiche. E niente, e quindi oltre a questo arriviamo veramente alle vere e proprie conclusioni. Quindi come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, anche se questa volta di video bello, cioè da mettere mi piace da veramente poco, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua. Via, detto questo niente, ci vediamo al prossimo video e ai prossimi Gran Premi. Vai, ciao!